Ciao a tutti e bentornati. Allora, stavo un po' dicendo, giocando con le Ender Pearl e mi è uscito l'Endermite e mi è venuta in mente una cosa. Quando stavo vedendo l'altro giorno il progresso di killare tutti i mob, che me ne mancano 5 praticamente, sono andato a vedermi quale mi mancavano. E in effetti mi mancano il Guardian, l'Elder Guardian, il Wither, perché l'ho sempre fatto con i Golem, quindi mi sa che il Corpo di Grazia non gliel'ho mai dato io. Il Ravager e l'Endermite. Allora, ho visto che mi è uscito questo, ho detto quasi quasi mi finisco il progresso, quindi uccidiamo questo. Endermite. Ecco fatto. Vediamo se il progresso è salito a 32. 32. E quindi adesso magari lasciamo il Wither per ultimo perché non c'ho le teste del Wither. Ma ci andiamo a fare tutti questi. Iniziamo da Guardian Elder Guardian. Allora mi serve una base. Mi serve della TNT. Voi direte, che ci devi fare con la TNT? Adesso vi faccio vedere. Un accendino per accendere la TNT. Un po' di sabbia. Vabbè, anche se la posso prendere sul posto, non credo di avere problemi a trovare la sabbia. E pozioni respiro d'acqua, perché dovrò andare sott'acqua, appunto. Visione notturna, respirazione acquatica, 1, 2, 3 sicuramente avanzano pure e basta. Ah, i tridenti. Il tridente. Ma tanto ce l'ho nell'Ender Chest, quindi c'ho tutto a portata di mano. Tridente con risacca. A posto. Intanto c'ho sempre tutto con me. Andiamo alla farm di pozioni, quelle di Badomen, dove ci sta praticamente, come si chiama, l'outpost, perché lì vicino c'era un bel tempio. Qualche blocco pure mi serve. Vabbè, andiamo. Iniziamo a farci questi mob. Ok, sì, sfanciero, lì c'è l'outpost e lì è dove ho fatto la farm. Quindi mi serve le elitre e i razzetti per scendere. Che poi ce ne anche devo scendere. Mi serve qualche blocco qualsiasi, va bene anche la terra. No, prendiamo la cobble. Almeno devo switchare con la pala. C'ho i litri? Sì. Andando da. Sì, proprio da questa parte mi pare. Ah, ma piove, perfetto. Qua mi sembra c'era il tempio sottomarino. Quello che ho visto sulla mappa. Stava proprio qui vicino. Facciamoci un giretto che lo troviamo, tanto si dovrebbe vedere subito. Eccolo. Allora, qui c'è un tempio. Togliamo le elitre e rimettiamo l'armatura. Prendiamo la cobble. Oh, fanno male questi. Non mi ricordavo così forti i guardiani. Ma che stiamo a scherzare, così forti sono. Se muore, se muore male, si muore male. Ma allontanare, non mi ricordavo così forti. Ma allora vediamo, c'ho l'armatura, c'ho tutto, mettiamoci il totem in mano. Il tridente di qua. Cerchiamo di essere un po' più sicuri.
Vediamo se riesco a farmi in modo per salire. No, ora riesco a avvicinarmi. E chi si ricordava così forti? Allora, devo. Intanto mi bevo la pozione. Chissà perché me li. Forse perché se ne sono mucchiati tanti, ma me lo ricordavo molto più facile la storia. Forse se ne killo un po'. Tanto devo killare i guardiani. Infatti, cioè, non sto qui per esplorare tutto il tempio, stavo a fare tutte le piattaforme, le basi, ma io non sto qui per creare. Per creare, come dicevo, la farm ancora. Allora, vediamo la situazione. Ok. Ne sono rimasti un paio. Vediamo se. Sì, vabbè, la maledizione. Perché non devo scavare, giustamente? Ah, volevo qualche torcia per non far spawnare i mob qua, però va bene. Vi prendo? Sì. Via Galla, vieni. Ce ne sono tanti ancora. Vediamo sbarazzare, se no non posso andare ad attaccare l'Elder Guardian. Comunque. Se andiamo nei progressi, dovremmo già essere arrivati a 33. Ora, il segreto era aprirsi un varco con la dinamite, perché aprendosi, cioè perché il guardiano ti dà la maledizione perché così tu non puoi fare un semplice buco qui, perché un guardiano sta proprio qua sotto, no? E tu se ti metti a scavare qui ci metti una vita con la maledizione, con questo affaticamento che ti danno. E quindi però con la dinamite puoi aprire un buco facilmente. Dici, ma come fa la dinamite sott'acqua? Adesso vi faccio vedere. C'è un trucchetto. Vediamo se riesco a usarlo. Quindi se uno qui mette, non so, la dinamite e sopra ci mette un blocco di sabbia e nessuno viene a disturbare, tipo tu. Dai, che non mi posso allontanare, se no mi spawnano gli altri tuoi fratelli. Già sono due, mi sa. Eccolo in un altro. Dove stai? Due e tre. Ah, quattro hit addirittura. E quattro. Niente, se ricominciano ad essere tantissimi, mi devo allontanare perché troppi non li posso gestire. Tanto mangiamo. Dai, voglio solo in santa pace uccidere l'Elder Guardian. Sono così forti questi, l'altro non voglio immaginare. Dove stai? Eccoti. Uno. E due e tre. Adesso tocca a te. Uno, due, tre. Abbiamo finito? Se non mi spara nessuno, posso prendere questo. Posso accendere la dinamite. E mi nascondo.
Vedete, il blocco di sabbia copre la dinamite e non gli permette di, diciamo, non la fa spengere e quindi posso usare dinamite sott'acqua. Ora che ho fatto questo bel blocco, posso gettare questo attraverso il buco. Fammi curare perché non mi ricordo quanto fa male. Se posso evitare il raggio lo evito. Oh, è arrivato un altro dei figli. Via. No, in quella direzione no, che se mi vedono arrivano tutti. Eccoti. Che sono rispawnati. Dai, che voglio solo ammazzare il guardiano, ma se mi faccio circondare da questi poi non ce la faccio. Ok. Vedi, ma questi spawnano a vista d'occhio anche se non stanno a 16, a più di 16 blocchi, ma com'è? E però ho fatto un sacco di volte le farm qui con i guardiani. Chissà come ho fatto. Forse mi sono allontanato e ho fatto di spawnare e sono tornato dopo, boh. Vedo troppi raggi io qua. Mi preoccupano tutti questi raggi. Dai, gli ultimi hit al guardiano. Uno. Beh, meglio curarsi. C'ho ancora la mela d'oro, sì. Per l'emergenza c'ho la mela d'oro. La mela d'oro di. La spada, l'ho lanciata, aiuto! Dove ho lanciato la spada? No, vabbè. Com'era? F3 più N? Non mi ricordo. Ah sì, ho tirato gli hitbox. Dove sta la spada? Eccola. Mannaggia. Niente, devo fare come nel Nether, devo togliere la Q perché è disastroso. Lasciamo un po' gli hitbox che ci aiutano. Oh, che mi dai? La spugna, che posso buttare? Questi che non mi servono a niente. Ok, adesso non mi vado ad andare a fare tutta l'esplorazione perché non ero qui per questo. Quindi. Progressi. Ci abbiamo anche messo troppo. 34. Quindi facciamo una cosa. Tridente ce l'ho. Elitra ce l'ho. Piove. Quindi torniamo verso sud, era? Sud mi sa. Forse non era sud. Vabbè, faccio un giretto prima o poi lo vedo. Eccolo là. Intanto F3 più N per togliere l'hitbox. Boh. Vediamo un po'. No, non è più N, più B, ok. Non me lo ricordavo, ragazzi. Capita. Quindi, vediamo un po'. Se ci abbiamo spazzatura da buttare, ci abbiamo il merluzzo adesso non è il momento, l'alga non mi interessa al momento, la pietra la posso togliere e vabbè,
tutto questo lo posso lasciare qui. Tanto poi se vengo a fare la farma ci torno a prendere queste cose. Tutto questo lo poso a casa. Sì. Ok. Vado a posare tutta sta roba a casa e andiamo al prossimo. Alla prossima location. Vediamo il libro. Questo fatto. Questo fatto. Sono rimasti Wither e Ravager. Allora, il Ravager. Dobbiamo andare alla farm di Ryder, proprio quella che avevo fatto. Ah, ma sta qua vicino. Guarda, neanche passo per il Nether. Va, ci vado proprio così. Tanto sta veramente a due passi. Cibo ce l'ho, è giorno, dai, facciamoci una volata. Era in quella direzione. Ci posso andare anche per Nether perché c'ho il portale lì alla farm di Tridenti. E poi da lì mi butto giù. Però è talmente vicino che stavo su il tempo che arrivavo al portale, allo stesso tempo che arrivavo qua. Vedete, qui in questo punto avevo fatto la farma di Ride, eccola lì. Ok, perfetto. Sì, quindi io adesso qua farò partire il Ride. Ok, mi metterò qua su, che ho lasciato un pesce. Boh. Ok, sì, allora io mi metto qua su, faccio fare tutte le ondate, poi quando vedo un Ravager esco fuori e lo vado ad affrontare, oppure se voglio stare sicuro mi apro un buco e lo colpisco. Siamo belli pronti. Ci mettiamo l'armatura. Le elitre non ci servono. Siamo armati da tutto punto. Pure la barca in effetti non ci serve. Mettiamoci in barra queste cosette che possono essere utili proprio a caso. E vediamo di far partire sto ride. Iniziamo quella di quarto. Spada, piccone, ascia per combattere, per mangiare. Vai. In teoria, tra quelli fatti finora, il più difficile doveva essere Elder Guardian. Qui, questo, contando che ci abbiamo la farm e siamo al sicuro, non credo che mi dà problemi, ma non parliamo troppo presto, vediamo che succede. Da dove arrivano? Incursione. Vediamo se c'è qualcosa che si muove. Sono loro. Eccoli. Questa è la prima ondata. Non c'è nessuno che... Nessun Ravager, quindi io potrei anche andare giù a dare una mano al sistema di automatico. Non c'è neanche bisogno. Perché c'ho pure dei colpi il villager. Con l'ascia sto tranquillo perché che non li colpisco perché non c'ha, come si chiama, lama sferzante. Invece con la sferzante mi pare prendere il village. Vabbè, ma neanche c'è bisogno, le vogliono subito. Poi, seconda ondata. Mi domando, ma se con la seconda ondata
mi faccio vedere, loro se la prendono con me o continuano ad andare verso il villaggio? Secondo me se mi vedono se la prendono con me. Vedi, vanno tutti verso il villaggio perché non mi vedono. Adesso provo a uscire, vediamo se cambiano idea. Sì, vedi, se io esco, loro... Cambiano idea, però sono pure un po' interdetti, diciamo. Vabbè, diamogli una mano. Tanto... Velocizziamo, ecco la terza ondata, rientriamo in safe zone. Vai. Ma non ti spawna sto pesce? Ecco, c'è pure il Ravager. Dovrei riuscire ad attirarlo da me dopo che quelli sono entrati. È vero che lui non cade nel buco, ma rimane incastrato lì a prendere danno dalla lava. Vediamo se riesco a dargli io l'ultimo hit. Scusami, non c'ho tempo da perdere con te, devo andare a vedere. Progressi 35-36, perfetto, l'ho ucciso io. E mi resta soltanto il Wither Monster. Perché è vero che l'ho fatto più di uno, ma è anche vero che sono stato qui tra le statistiche e non ci sta il Wither, c'è solo il Wither Skeleton. Quindi vuol dire che l'hanno sempre killato i Golem. E quindi mi tocca farmela uno o senza golem, magari ne metto un paio così gli fanno quel danno iniziale e poi alla fine lo finisco io. Quindi vabbè, adesso aspetto un attimo che finisce qui il raid, sto un attimo FK e ci vediamo tra poco già pronti per il Wither. No, in realtà devo andare a prendere teste. Quindi faccio finire sto raid e andiamo a prendere teste. Ok, raid è finito. Andiamo a vedere il loot per curiosità. Beh, c'è male, dai. Però, come ho detto, è una farm che, vedi, la usi, la fai e la usi e poi chi ci ritorna più? Cioè, penso che per morire tutte queste volte ce ne metterò da tempo. Per finirli, no? Va bene, va bene. Adesso quindi vado a casa a posare tutto e andiamo a farmarci queste teste di Wither. Eccoci, sono andati alla nostra fortezza con il nostro passaggio quasi sicuro che ci porta lì dove abbiamo tutti gli spawner di Blaze. Però noi stavolta non siamo qui per i Blaze, ma dobbiamo andare per Skeletri Wither. Tanto pure questi sono abbastanza sicuri perché, come ricordiamo, c'ho tutte queste tettoie altre due, quindi c'è il posto per nascondermi. Quindi metto qui, guarda quanti, speriamo che droppino tante teste. Ragazzi, vedete tutti? Tutti insieme? Ciao! Benvenuto. Dicevamo, vai. E adesso cominciamo a farmare una cosa, una lunga e lenta agonia. Io non ve la faccio
Non me la voglio far sorbire tutta, quindi vi skippo ai momenti salienti. E una. E vai, seconda testolina. Che raccolta te. Ok, seconda testolina fatta, me ne manca una sola. Ecco la terza. A posto. Se muoio dovrebbe partire il totem. Almeno sto tranquillo che il corpo di grazia io lo do io. Vai, a posto. Oh, ci sono io, Wither, no? Lo mangia. Fammi bere il latte. Ok, stavo lì. Allora, qualche rosa per il golem di ferro che è morto. I golem di neve mi sa che non sono stati uccisi dal Wither che mi danno la rosa per loro. Però non ho visto che mi ha. Eccolo, questo è il golem di neve, e quell'altro è il golem di ferro. Ora però, perché non mi ha dato che ho compiuto il progresso? Progresso. Avventura. Ok, dove sta? Ok, dove sta quello con la spadina? Non c'è più. Eccolo. Uccide almeno una volta ogni tipo di mostro. Statistiche, creature. Stavolta l'ho ucciso io sicuro il Wither. Wither, ha ucciso un Wither? Non sei mai stato ucciso da Wither. Dovrei averlo fatto nel progresso. Uccidi tutti i tipi di mob. A meno che non me ne manca un altro. Però no, va a scoprire qual è. E niente, adesso mi vado a spulciare tutti i mob. Lì da quella tabella me li devo segnare. E appena ho fatto, vedo qual è il mob mancante. Ok, sono andato a vedere la lista dei mob. Mi manca lo Zoglin, ovvero un Oglin zombificato. E quindi devo andare nel Nether, trovare un Oglin, portarlo nell'Overworld, aspettare che diventi zombie e poi ucciderlo. E così l'ultimo mob dovrebbe essere e faccio il progresso. Quindi poso tutte queste cosette che ho inutili che mi sono avanzate e torniamo nel Nether. Ed eccoci dal Nether. Questo è il solito posto da dove esco io. Piano sta nel bioma delta di basalto e c'è un bastione che tra l'altro è pure Hogstables. È una Crimson Forest, quindi in teoria qua con una breve passeggiata un Oglin dovremmo trovarlo. Eccolo. Ti riesco a tirare? Sì, una zona piana. Qua. Come faccio adesso a dirti di sta buono un attimo? Così. Allora,
Se io adesso faccio 1-2 1 aspetta lì, aspetta lì. Abbi un attimo di pazienza che devo farci una cosetta proprio su misura per te. E metto questo. E metto questo. Metto questo. Stai buonino. Ho esagerato. Oh. 1, 2, 3. A posto, non so dove capita. Cucciolo, dove è finito? Eccolo. Oh. Vai, su. Ok, adesso è entrato nel portale però. Oh, adesso tu sei. I primi secondi ti prendi la nausea. Se metto qua. Oh, è diventato Oglin. Sì, ok. Ed Oglin, adesso se l'ammazzo faccio finalmente impresa completata, non ci posso credere. Ok, con tanta fatica finalmente abbiamo fatto il progresso, nessuna pietà, abbiamo ucciso tutti i mob del gioco, i tipi di mob. E basta, è stata abbastanza impegnativa, quindi oggi vi saluto così, me ne torno a casa con estrema calma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!